è polemica a livello nazionale sulla questione del trasporto scolastico. Se da un lato il Comitato Scientifico ha fatto sapere che non concederà deroghe sul distanziamento di un metro e sull'uso delle mascherine, dall'altro lato le aziende di trasporto ribattono come i mezzi non siano sufficienti e come le regole siano inapplicabili. Anche le due opzioni tecniche al vaglio, l'utilizzo di separatori e la differenziazione degli orari scolastici, al momento non sembrano percorribili. Ai nostri microfoni Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna. È stato costituito qui a livello locale un tavolo di lavoro nei vari bacini al quale hanno partecipato i comuni, ANR che è l'agenzia che poi dopo deve decidere, l'autorità sostanzialmente, noi come gestori e anche i provveditorati scolastici, e si è ritenuto opportuno procedere senza frammentazione degli orari d'ingresso, e da questo punto di vista è stato chiesto a noi di cercare di trovare ulteriori mezzi per quelle situazioni nelle quali occorre fare delle corse bis o anche ulteriori corse, e noi su questo ci stiamo lavorando soprattutto con i privati. Qui nel territorio ci sono dei consorzi che hanno partecipato alle gare di affidamento al quale aderiscono anche delle società private di trasporto, stiamo lavorando anche con loro per vedere di avere i mezzi necessari. Naturalmente sarà importante poi che anche le scuole facciano la loro parte, nel senso di mantenere gli orari che vengono definiti il più rigidi possibili e non cambino, soprattutto nella prima parte dell'anno.